tecnico dell'ambiente con la passione per la scrittura, Stefano Marinucci ha scritto il libro intitolato C'era una volta la Collatina antica. Come mai l'idea di scrivere questo volume? Prima di quest'opera c'è stata un'inchiesta per Abitare a Roma, un'inchiesta di tipo giornalistico, poi abbiamo approfondito anche la parte storica, la parte archeologica. Da tecnico ambientale volevo descrivere, narrare e fotografare anche tutte le alterazioni che ci sono state degli ecosistemi negli ultimi 20-30 anni. Sono stati anche danni irreparabili in alcuni casi con le infrastrutture e con l'antropizzazione selvaggia. Come è articolato? È articolato in 10 tappe, è un viaggio, un itinerario, una guida in 15 chilometri che vanno da Porta Tiburtina fino all'antica cittadina di Collazia e anche oltre il quartiere della Rustica, Ponte di Nona, fino a Gabbi, questa antichissima città protostorica dove pare che Romolo e Remo abbiano imparato a scrivere e leggere, ed è un viaggio che si articola attraverso una scrittura di tipo giornalistico ma anche di tipo di viaggio, una narrativa di viaggio che vuole percorrere e far emergere le storie che nascono proprio dall'antichità e dalla nostra storia. Ci sono anche delle foto? Ci sono anche delle foto, ci sono anche delle immagini, ci sono anche gli itinerari che abbiamo percorso in tutto questo quadrante est, che va quindi dalla zona delle mura aureliane fin sotto i Monti Prenestini. C'è un messaggio che vuoi lanciare con questo libro? Sicuramente i messaggi di questo libro sono molti, cioè ci sono tanti fulcri, uno di tanti, forse uno dei più significativi, che è la tutela di un paesaggio, vuol dire anche tutela di una memoria storica e di un sito archeologico. Ormai sono interconnessi il paesaggio, gli ecosistemi, ma anche la tutela di un sito archeologico, la tutela dei reperti archeologici che sono stati trovati e che purtroppo in alcuni casi sono andati irreparabilmente persi. L'autore sta organizzando diverse presentazioni, una delle quali dovrebbe riguardare in maniera più ampia anche l'ambiente. Da Ostia per Canale 10, Alberto Dabbini.